Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo video nel quale anche oggi andremo a vedere quali sono le energie di questa giornata splendida o dei giorni intorno a questo. Sono cadute un po' di carte, ma no, sono troppe. E nella seconda parte del video invece vedremo più le energie legate all'amore, nello specifico con il sacro maschile e con il sacro femminile. Però noi cominceremo con le energie generali. Cioè quelle energie che potrete riscontrare in qualsiasi ambito della vostra vita, casa, lavoro, famiglia, amici, progetti di qualsiasi tipo, anche amore, perché no? Lo vedremo strada facendo. E a chi mi ha consigliato di mangiare quel panettone lì rispondo che non posso, purtroppo non posso, perché sto facendo la dieta detox. Il mio corpo mi sta obbligando a fare una dieta detox e quindi devo stare attentissima a tutto quello che mangio. Ma cominciamo con le carte. Tra l'altro, a proposito di dieta detox, vedete come le cose si combinano perfettamente in una visione olistica della realtà? Natasha, la nostra numerologa, mi ha detto che io sono entrata in un anno 9 e l'anno 9 è l'anno del lasciare andare. Il detox fa proprio parte del lasciare andare tutte le porcherie fisiche, non fisiche, metafisiche della vita, quindi sono a dieta in poche parole. La prima volta in tutta la mia vita che non ho mai fatto una dieta perché sono magra, quindi non ho mai avuto bisogno. Sto capendo finalmente cosa prova chi si mette a dieta. A Natale, tra l'altro, a Natale. Ma cominciamo con le energie generali e non perdiamo tempo perché poi sennò arrivano quelli che si lamentano che parlo troppo. E abbiamo un asso di bastoni rovesciato, abbiamo la forza e abbiamo, wow, il 6 di bastoni. Ora io non voglio dire nulla, però, siccome nulla è casuale, quello che io ho appena detto, e cioè vi faccio una mini lezione per i miei studenti, il mio non mangiare certe cose e trattenermi nell'essere a dieta è proprio quello che devo fare per arrivare vittoriosa al mio obiettivo detox, cioè che poi in realtà è un obiettivo più ampio, proprio più ampio, e, perché ho bisogno di ripulirmi. Quindi questo già, come vedete, siccome nulla è casuale e quello che vi ho appena raccontato, le campane stanno suonando, a soffermarsi sul fatto che sto dicendo bene, che è puro, santo e benedetto quello che sto dicendo, ecco che queste carte non solo riflettono le energie di questa giornata per tutti noi, ma riflettono proprio quello che stavo dicendo in quel momento. Funzionano così i tarocchi, ragazzi. Se voi volete imparare a leggerli e a comprenderli davvero e a farli vostri e a sentirli, dovete comprendere che niente è casuale quando avete in mano un mazzo di carte, compreso quello che dite. E adesso passiamo alle energie generali. Qualcosa non viene fatto. Un'energia molto forte viene trattenuta. In effetti ci stiamo trattenendo dal fare, dire, pensare qualcosa, ma soprattutto fare, perché i bastoni parlano appunto di azioni, di cose che dovrebbero essere compiute o che comunque abbiamo lo stimolo a compiere. Qui c'è un fortissimo stimolo, è come se davvero ci dovessimo trattenere con tutte le nostre forze, con tutta la nostra calma per mantenere la pace interiore, la serenità mentale, la centratura, per non agire verso un qualcosa che invece ci ribolle dentro. Qua abbiamo a che fare con l'elemento fuoco, quindi con qualcosa che ci sta letteralmente ribollendo dentro. Magari abbiamo un'idea che vorremmo mettere in pratica, ma non è il momento di farlo. Magari vorremmo compiere un gesto nei confronti di qualcuno che non è il momento di fare, non è il momento appunto di agire, di interagire con questa persona in particolare. Semmai è proprio il momento di soffermarsi su un'attenta riflessione sui nostri istinti, e cioè dobbiamo domandarci: i nostri istinti di oggi, del momento, questa cosa che desideriamo fare, è veramente il caso di farla? È veramente il momento di farla? Forse no. Questa energia potrebbe riguardare non solamente noi, ovviamente, ma anche qualcuno legato a noi. E quindi ecco che magari qualcuno che vorrebbe fare qualcosa nei nostri confronti in questo momento sceglie di non farla, piuttosto si sente legato ad altre necessità, ad altre priorità. Io credo che qui si tratti proprio di avere delle priorità nei piani, nell'obiettivo finale, perché sì, io voglio raggiungere un obiettivo finale, io voglio ottenere un certo risultato dalla mia vita, dalle mie azioni, però
Ma se per raggiungere quel risultato devo in un certo senso trattenermi dal fare delle piccole cose che invece vorrei fare, vorrei sfogarmi sul momento, è meglio farlo. Ora, la carta finale non lascia dubbi, la carta finale ci dice che questo è il modo corretto di agire, questo è ciò che ci permetterà di vincere, ciò che ci porterà non solamente alla vittoria con noi stessi, ma anche ad un riconoscimento, cioè gli altri vedranno quanto fighi siamo e quanto spacchiosi siamo. Non so se conoscete la parola spacchiosi, ma nel mio paese di origine si usa tanto spacchioso, proprio come a dire figo, vai. Adesso, visto che comunque come energie generali abbiamo capito che in questa giornata o in questi giorni questa sarà la strategia migliore, vediamo però più nello specifico in amore che cosa sta accadendo al nostro sacro maschile e al nostro sacro femminile. E invece quelli di voi che vogliono vedere più nello specifico la loro personalissima situazione, potete prenotare o tramite sito internet una sessione privata o un pacchetto. Oppure potete scrivere un'email o mandare un WhatsApp. Io o i miei collaboratori vi risponderemo. Eviteremo tutte le indicazioni necessarie. Ma quindi cominciamo, vediamo un po' che cosa sta accadendo al nostro sacro maschile con le nostre tre carte di oggi. Prima carta ad essere uscita è un 2 di bastoni. Tre carte di bastoni anche abbastanza intense. Seconda carta è un 5 di bastoni e la terza carta è un 7 di bastoni. Si sono un po' ribaltati i ruoli, ragazzi. Prima era il femminile che faceva il difficile o la difficile e adesso è il maschile che lo sta facendo. Io comunque devo sempre dirvi che maschile e femminile non vuol dire uomo-donna, sono energie. Io donna posso canalizzare oggi un'energia più maschile e viceversa. Fatta questa premessa, qui c'è sicuramente il mio lato maschile, il nostro, di tutti noi, lato maschile, che non è tanto d'accordo con qualcosa, non è tanto felice di come sono andate certe cose, anzi si è pure un po' arrabbiato, sei inalberato. Si è un po' inalberato questo maschile. E adesso ha proprio visto con i suoi occhi, qua c'è un 2 di bastoni che è un tizio che guarda i social, guardate questo col telefonino in mano o con il laptop in mano, è chiaro che sta guardando, che sta scrutando e che sta cercando di rimanere anche distaccato mentre lo fa per non farsi coinvolgere troppo emotivamente e non dare in escandescenza. E meno male che abbiamo avuto la forza nelle energie generali, che ci aiuta a non dare in escandescenza con questa energia che c'è dietro. Ecco, questo osserva, scruta, sta lì a vedere che cosa succede, sta anche secondo me cercando di capire un po' cosa farà l'altro o l'altra persona. Dietro c'è un fastidio, pessimismo e fastidio, come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello quando alla fine, nella scena finale, stavano sotto le coperte e lei muoveva i piedini, sbatteva i piedini dicendo che barba, che noia, qui non succede mai niente, però in realtà succedeva l'inferno ogni giorno, in ogni puntata. Ecco, qui è proprio così, qui è proprio così, cioè. Qui c'è dietro un fastidio, ma una di quelle robe che in realtà magari questo maschile vorrebbe proprio spaccare qualcosa, vorrebbe, ma non lo fa. Ed è saggio, saggio, saggissimo, perché la scelta piuttosto è, più che creare problemi e fare casini in giro, fermati, fermati e metti uno stop a qualunque cosa stia accadendo, mettiti tu in una condizione di stop rispetto a tutto quello che sta accadendo. Blocca anche gli altri eventualmente da quello che stanno facendo o da quello che potrebbero fare che non ti sta bene. Ferma. Se devi bloccare qualcuno sui social, fallo. Se devi smettere di rispondere a qualcuno, fallo. Se devi manifestare il tuo non ci sto, perché un 7 di bastoni corrisponde a questo gesto. Lo dico sempre, ragazzi. Questo è il gesto del 7 di bastoni. Qualcuno che frena gli altri, che mette i suoi confini, che tira su dei muri per proteggersi o per proteggere qualcosa di suo. Ed ecco che il maschile sta proprio proteggendo qualcosa di suo o se stesso o le proprie emozioni, magari anche in modo orgoglioso, perché no? Vediamo però il maschile come se la sta cavando e come sta interagendo con questa energia.
E spot, ragazzi, spot pubblicitario. Mettete un like nel video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto. Cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E al di fuori dello spot, invece, vi dico: commentateci con le vostre storie personali perché i miei studenti usano queste letture per esercitarsi un pochino. E a proposito dei miei studenti, se siete interessati ad iscrivervi in Academy e imparare la tarologia insieme a me, oppure volete semplicemente seguire i videocorsi in modo tale da essere autonomi e indipendenti, scrivetemi, mandatemi un WhatsApp, ripeto, o io o i miei collaboratori vi spiegheremo tutto, vi daremo le varie opzioni con le scontistiche attualmente esistenti, con le possibilità di rateizzare, insomma. Scegliete l'opzione migliore per voi e poi ci sentiamo e ne parliamo senza nessun impegno. Una telefonata non costa niente a nessuno. Vediamo il fe. Wow. Il femminile se la sta cavando molto meglio. Molto meglio. Ha delle energie forti, ma in senso totalmente opposto. Totalmente opposto. Cioè, qui c'è un femminile che dice: ah sì, mi metti delle barriere e io me ne frego. Nel bene o nel male, cioè prendetela per quello che è, ambasciatore non porta pena. Non sto dicendo che il femminile ha ragione o che ha torto, sto dicendo perché poi per ognuno sarà diversa la situazione. Sto dicendo però che è così. Ah sì, tu non ci parli con me e io me ne frego. È così. È così. E non solo, ma questo essere pronti ad andare oltre, pronti a iniziare un nuovo ciclo e a ricominciare da capo che il femminile sta manifestando, è accompagnato da una forza e da una sicurezza in se stessi impressionante, davvero impressionante, con un re di bastoni e una regina di denari. Qui ci sono energie spettacolari perché il re di bastoni sa il fatto suo a livello di azione, cioè sa cosa sta facendo. Re di bastoni non teme nulla, saprebbe come reagire a qualsiasi cosa se fosse necessario, ma siccome non è nemmeno necessario in questo momento se ne sta strafregando con il matto, perché il matto se ne strafrega, è uno spirito libero in tutti i sensi. Pronto a ricominciare da capo qualunque cosa in qualsiasi momento. Inoltre, la regina di denari in tutto questo conferisce al nostro sacro femminile quella pacatezza, quell'autocontrollo, quella serenità, quel dire: ma tanto io ho tutto quello che mi serve, non ho bisogno di nulla, sono serena così. E tra l'altro due re, il re e la regina, tutti e due seduti sul loro trono, qui nessuno si scomoda, qui nessuno si alza dal trono, quindi ecco, qualunque sia l'energia del maschile, c'è davvero una sorta di menefreghismo dall'altro lato, che ripeto, può essere a torto, può essere a ragione. Certo è che è un femminile ferito, è un femminile che si è sentito tradito, umiliato, ferito, trattato ingiustamente, un femminile stanco che ha sopportato a lungo certe cose adesso. Reagisce così significa che ha veramente raggiunto il nirvana e la pace dei sensi. E finalmente, direi io, e finalmente. In certi casi, se invece stiamo parlando di un femminile psicopatico, di un femminile sadico, questo potrebbe anche essere un femminile che gode nel vedere gli altri star male e imburrirsi, per non dire un'altra parola. Imburrirsi è anche questa tipica qua delle zone mie di origine. Quindi ecco, dipende poi, dipende. Così come anche c'è una terza possibilità, e cioè c'è un femminile che si sta facendo letteralmente i fatti suoi, mentre il maschile pretende cose che non può avere e che nemmeno gli spettano, e si arrabbia perché non può averle e perché non gli spettano. Considerate, ecco, tutte e tre queste interpretazioni come plausibili e scegliete quella che in questo momento corrisponde a voi. E ripeto, se ne avete voglia, commentatecelo perché noi usiamo le vostre vite e le vostre esperienze per capire meglio il significato delle lame e l'energia che ciascuna di esse ci porta. Ma ora io andrei a prendere invece l'ultima carta, che è la carta angelica, per capire se appunto gli angioletti hanno qualche consiglio da darci. Vediamo un po' che cosa esce fuori. Un consiglio per noi. Ok. Sono cadute troppe. Ma no, che succede? Sono agitate. Sono molto agitate queste carte, sono agitatissime, quindi qui c'è
c'è un consiglio che vuole proprio uscire, un cavaliere di coppe. Questo è il consiglio di essere gentili. Al di là di tutto e nonostante tutto, il consiglio è essere gentili, saper esprimere i propri sentimenti con dolcezza, con pacatezza. Prendete questa carta in senso molto ampio, non significa andate dal vostro lui o dalla vostra lei e offrite amore, non significa andate dalla vostra famiglia e sbaciucchiatevi tutti, non è proprio quello. Prendetela più in senso ampio, nel bene o nel male, indipendentemente da ciò che voi provate dentro, che si tratti di emozioni positive o negative, se che si tratti di mettere su barriere o di aprire le finestre e le porte a chiunque, non importa, fatelo con gentilezza. Ricordate sempre che anche una cosa... anche una nostra emozione negativa può essere espressa con gentilezza, non c'è bisogno di alterarsi nel farlo. Io posso benissimo dire a qualcuno: preferisco in questo momento non vederti perché non mi sento a mio agio, piuttosto che dire: sei un pezzo di merda! Cioè, c'è modo e modo. E comunque essere gentili prima di tutto fa bene a noi stessi, perché poi è il nostro fegato che sta male quando noi. Quindi ragazzi, con questo io spero come sempre di esservi stata utile. Vi mando un abbraccio, vi auguro ancora uno splendido inizio di anno e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!